Sì, direi stop motion, figure in azione, gadget, miniature, art toys. Noi cerchiamo di sviluppare questo settore che nel mercato americano è preponderante per cultura, sperando che possa intensificarsi anche in Italia. Almeno noi ce la mettiamo tutta. Quindi direi che lo studio continuo di personaggi e di tecniche atte a riprodurli il più fedelmente possibile è il nostro obiettivo. Potrà essere un personaggio che si muove, che parla o particolarmente snodato, potrà essere un qualcosa di totalmente nuovo, elaborato dalla mente o di pura fantasia, poiché è la fantasia che ci permette di vedere oltre, di concepire qualcosa che non c'è. È la nostra fantasia che ci consente di trasformare il mondo come lo vogliamo noi.